Bene, allora direi che possiamo iniziare. Buongiorno a tutti. Apro io in quanto siamo ad Aglie, ma qui sono cinque amministrazioni comunali rappresentate, sono quelle di Aglie, San Giorgio, Sarassa, Fabria e Quincinetto. Capofila di questa iniziativa è il comune di Sarassa, rappresentato dal sindaco Roberto Bianchetta. E questa mattina vi abbiamo invitato a partecipare a questa conferenza stampa in cui annunciamo che questa presentazione della candidatura dei nostri comuni per diventare comunità europea dello sport, e in questi giorni che si concludono proprio oggi c'è stata la visita della commissione che ha valutato il nostro territorio, il nostro dossier di candidatura e le nostre proposte. Lascerei quindi la parola al nostro capofila Roberto Bianchetta, che racconterà insomma questo progetto, questa iniziativa, che sono convinto che nel panorama delle iniziative che ormai anche la stampa conosce sul nostro territorio, sapete perfettamente che il nostro territorio negli ultimi anni ha lavorato intensamente per un'attività di sviluppo concreto per la creazione di un brand territoriale intercomunale, con diversi progetti che hanno avuto tutti la caratteristica di essere dei progetti estremamente concreti e con dei focus specifici. Ci mancava un po' il focus sull'attività sportiva, per quanto indirettamente già considerata e già diciamo gestita su altri progetti. Ad esempio parlo di, come ho già avuto modo di dire anche alla commissione, del progetto Morena Ovest, che è un progetto di sviluppo turistico, ma che non ha come focus principale lo sport, ma che indirettamente vede anche protagonista l'attività sportiva. Questa è una grandissima occasione che, insomma, se andrà a buon fine, ovviamente, consentirà di far sì che questa strategia territoriale, grazie insomma all'eterogeneità dei comuni da un punto di vista geografico e territoriale nell'ambito canavesana, possa essere anche un po' inclusiva degli altri territori, e far sì che noi possiamo, come territorio, potremo farci conoscere sia da un punto di vista turistico e sportivo, come già abbiamo fatto, ma con un focus molto più specifico sullo sport. Lascio la parola a Roberta, grazie. Buongiorno a tutti, per me appunto è un piacere essere qui, poter rappresentare, ma in realtà sono il capofila, ma siamo un'unione, siamo una comunità ancora prima della richiesta di creare questa comunità europea dello sport. Ci siamo appunto uniti per questa che secondo noi abbiamo valutato sia una grossa opportunità per il nostro territorio, e questo riconoscimento della comunità europea dello sport, comunità che vede in questi primi cinque comuni, quindi Aglie, San Giorgio, Sarassa, Fabria e Quincinetto, uno zoccolo duro, che però già dalla premessa e quindi dal nome che abbiamo deciso di utilizzare per quello che è stato il dossier di candidatura, perché la candidatura a Comunità Europea dello Sport prevede degli step, il primo fra tutti è appunto il dossier, poi in questo momento ci troviamo al secondo step, che è quello della visita nei nostri comuni da parte della commissione ACES, per poi passare a vedere se otterremo il riconoscimento oppure no. Il nome che abbiamo dato, che ci rappresenta, ed è il messaggio soprattutto che vogliamo noi mandare al territorio e alle altre amministrazioni, è Terra del Canavese. Appunto, noi siamo cinque comuni canavesani, siamo i primi cinque, ma lo spirito, un po' come appunto in altre iniziative che abbiamo già sul territorio, è quello di comunità a tutti gli effetti, quindi non c'è parola migliore che possa esprimerla, ossia poi allargare quelli che sono questi cinque comuni che si sono ritrovati un po' per caso, proprio perché hanno sentito questa necessità di sviluppare, grazie anche agli eventi che negli ultimi anni hanno visto interessati i propri paesi, lo sport, e quindi da lì poi si cercherà di
ampliare perché appunto il nostro territorio, il canavese, è composto da più di 150 comuni, ognuna delle peculiarità sue proprie che sono uniche e che bensì amalgamano e creano queste sinergie che sono utili per tutti quanti. Quindi noi ringraziamo la commissione di Access Europe per essere qui, per aver accettato la candidatura delle terre canavesane. Il nostro focus all'interno del dossier è quello sullo sport outdoor, perché il nostro territorio si presta, appunto ci sono già tante manifestazioni, ma vogliamo creare una sinergia migliore, una comunicazione migliore di ciò che facciamo, con una consapevolezza maggiore, il tutto tra l'altro abbinato a quelli che sono già i nostri punti di forza che dobbiamo continuare ad implementare, che sono il turismo, quindi che sono la parte culturale che appunto abbiamo e la parte enogastronomica. Quindi il dossier in realtà è un dossier che comprende principalmente lo sport, ma l'abbiamo proprio scritto Terre del Canavese, destinazione da conoscere, assaporare e vivere. Conoscere, assaporare e vivere non solo per i turisti, non solo per coloro che non conoscono il canavese, cioè che arrivano da turisti in canavese, ma dagli stessi canavesani. Perché ci si accorge e ci siamo accorti anche durante le visite nei nostri paesi, che sono per lo più limitrofi, che non sappiamo quello che ci circonda, e quindi abbiamo cercato davvero di amalgamare questi aspetti e l'abbiamo appunto trascritti in questo dossier, il cui focus principale poi è una progettualità triennale 24-25-26 sul ciclismo, perché siamo terra di ciclismo. Negli ultimi anni abbiamo visto, ci siamo messi alla prova e penso che abbiamo superato la sfida, abbiamo imparato e ci siamo confrontati sullo sport del ciclismo, e quindi grazie anche all'aiuto importantissimo del direttore sportivo Giovanni Elena, che appunto è canavesano doc, abbiamo tracciato, mappato dei sentieri, prendendo di nuovo lì punto da ciò che ci caratterizza. Quindi abbiamo tracciato tre sentieri, mappato tre sentieri a cui abbiamo dato dei nomi simbolo del nostro territorio, quindi il sentiero del vino, il sentiero dei castelli e quello di Re Arduino, quindi le nostre tradizioni. E partendo da questo progetto, nei tre anni si cercherà, perché la candidatura che voi oggi qua vedete e parlando 2026 ci porterà a creare questo percorso che vede poi negli anni un progetto che verrà sviluppato fino ad arrivare nel 2026. La cosa importante che c'è fin chiara da subito è che il 2026 non sarà l'arrivo di questo progetto, ma sarà lo slancio per proseguire. Nessuno di noi si vuole fermare alla mera vittoria, quindi al 2026 come annata riconosciuta a tutti gli effetti come Comunità Europea dello Sport Terre del Canavese, ma sarà un riconoscimento, questa grossa opportunità che farà sì che si proseguirà negli anni e manterremo progetti, e nel frattempo speriamo di poterci allargare con i comuni con i quali collaboriamo. Quindi io vi ringrazio, lascerei la parola al presidente della commissione ACES e ai membri a seguire della commissione, che hanno valutato in questi due giorni i nostri impianti sportivi e non solo, Andrea Scandola. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti. Mi presento, sono Andrea Scandola, sono delegato ACES Europe e seguo per l'Italia le commissioni di ACES. ACES è questo ente che unisce, cerca di fare
unire e far emergere quello che sono nel nostro territorio nazionale, oggi siamo presenti comunque in tutto il mondo, in 5 continenti, quello che è lo sport e quello che lo sport può valorizzare un territorio. Oggi siamo qui in terre del Canavese, ho avuto la fortuna di vedere un territorio che conoscevo poco, oggi grazie ai sindaci che ci hanno, perché poi sono con me i due colleghi che dopo presenterò, ci hanno permesso di conoscere e vedere quello che è il territorio, il vostro territorio e il potenziale che questo territorio può avere e dare all'Italia. ACES premia quello che sono non solo le eccellenze sportive, ma anche quello che può essere un territorio e può dare il territorio non solo sullo sport, ma anche su un turismo che porta poi ricchezza verso il territorio. Che altro? Oggi il Piemonte per ACES è la regione più titolata, oltre a essere regione europea dello sport nel 2022, Torino è stata nel 2015 capitale europea dello sport, ma poi ci sono tanti comuni e tante comunità che in questi anni hanno avuto la voglia di candidarsi e hanno ottenuto poi il titolo. Ovviamente il mio auspicio è che anche Terre del Canavese possa poi essere la comunità europea dello sport per il 2026. Noi come la nostra visita praticamente una volta terminata inoltriamo tutto quello che è il nostro giudizio, noi abbiamo un modulo che è uguale in tutto il mondo, con una serie di domande che hanno una valutazione, questa valutazione viene poi trasmessa alla comunità europea a Bruxelles, dove poi il team tecnico stila la classifica e poi ovviamente dà il titolo a quelle che sono le eccellenze. Penso che nel giro di una quindicina di giorni al massimo venga reso noto a tutte le città, capitali, comuni che si sono candidati il titolo. Quindi a breve verrà poi resa ufficialmente, vi arriverà nell'eventualità appunto una comunicazione ufficiale che certifica l'acquisizione del titolo. Con me oggi avevo due colleghi, Gerardo Gallucci dell'Istituto del Credito Sportivo e Cultura e Silvia Molinario, che invece è di ACES, della delegazione di ACES Italia per Torino, persona che ha seguito la candidatura di Regione Piemonte nel 2022 e segue quello che è un po' il mondo sport e del territorio piemontese con la parte appunto legata a Piemonte Sport, che è il titolo, perfetto. Che dire, nulla, altre cose io non ne ho da dire, non so se i giornalisti hanno da chiedere ai sindaci qualche approfondimento nel dettaglio, o se quello che sia il sindaco di Alie o il sindaco di Salassa vi ha comunicato possono essere stati sufficienti. Grazie. Sindaco di San Giorgio, è stata un'esperienza molto costruttiva, ancor prima dell'eventuale risultato dell'ottenimento di comunità europea, dello sport. Devo dire che questi 3 giorni di visita sono stati veramente interessanti, hanno dato molti spunti che ci permetteranno comunque di poter sviluppare interessanti iniziative sul territorio, sia a livello di comunità che di singoli comuni, perché abbiamo visto che c'è molto, molto potenziale sul nostro territorio. Penso che nello specifico i colleghi hanno già detto penso tutto, quindi non ho altro da aggiungere, grazie.